Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare un piccolo vlog nel quale vi porto con me alla riunione del Club del Libro. Infatti, dopo la pausa estiva, finalmente abbiamo ripreso i nostri incontri e ho deciso di mostrarvi come preparo ogni riunione e come si svolge effettivamente l'incontro. Molti di voi mi chiedono, quando nomino il Club del Libro, di poter partecipare, ma in realtà, ecco, vi dico che questo Club del Libro è proprio il classico Club del Libro, alla vecchia maniera, cioè ci vediamo di persona. Quindi non si svolge online. Fanno parte del gruppo diverse persone che vivono nella mia zona, insomma qui vicino, e una volta al mese ci ritroviamo per parlare delle letture che abbiamo fatto. Ma partiamo dal principio, perché abbiamo deciso di vederci proprio oggi? Siamo il 19 settembre, è domenica pomeriggio, e abbiamo deciso di incontrarci oggi perché uno dei membri del club, la nostra amica Anna, ha deciso di ospitarci a casa sua per festeggiare insieme l'equinozio d'autunno, che sarà ovviamente tra 2 giorni, però insomma non era la data perfetta visto che cade in mezzo alla settimana, e quindi abbiamo deciso di farlo un paio di giorni prima per sfruttare appunto la domenica pomeriggio. Quindi ogni mese in realtà cambiamo location più o meno, perché ci spostiamo a casa di uno o di un altro membro del club, e questo mese festeggiamo insomma questo cambiamento anche a livello di stagioni, ed è ancora più emozionante, ancora più coinvolgente. La prima cosa che faccio per preparare una riunione del Club del Libro è quella di scegliere un tema. Infatti, ogni mese io propongo 5 o 6 titoli che rientrano tutti in una specifica tematica. Sarà poi tra questi titoli che voteremo quello da leggere per il mese successivo, ma a questo arriveremo dopo. Intanto vi dico la tematica di questo mese: libri dai quali sono state tratte delle serie televisive. Per prepararmi, quindi, che cosa mi serve? Un computer per poter fare una ricerca e scegliere i titoli perfetti per questo mese, e un quaderno nel quale appuntare tutto. Io uso questo, che ho comprato in Inghilterra un sacco di anni fa e che da sempre uso per il Club del Libro. Ovviamente, prima di ogni riunione del club, io mi devo preparare sull'argomento che voglio proporre. In questo caso, per esempio, sto prendendo da internet un po' di informazioni sui libri e le serie TV delle quali parlerò, quindi anno di pubblicazione, la scelta degli attori, aneddoti interessanti sull'autore o sul regista che ha poi creato la serie TV. Insomma, qualcosa che possa approfondire l'argomento e aiutare i lettori a scegliere la lettura perfetta per il prossimo mese. Bene, ho terminato di scrivere tutto quello che c'è da sapere sulle serie TV e i libri dai quali sono state tratte le serie TV, e adesso non mi resta che da fare l'ultima cosa, cioè creare il file al computer che poi stamperò con la copertina del libro e la trama, in modo da poterla leggere durante la riunione. Canino, siamo tu. Ti sembra il caso? Siamo io e il canino, vediamo cosa fa. Ok, ci dà le spalle. Comunque, io e il canino siamo qui per fare una cosa che di solito non faccio prima del Club del Libro, ovvero
terminare il libro che dovevo leggere per la riunione di oggi e sto parlando di Tre gocce d'acqua di Valentina D'Urbano. In realtà ho letto entrambi i libri che dovevamo leggere per l'incontro di questo mese, quindi di solito ne leggo uno solo, quindi ci sta che sia arrivata un pochino lunga sui tempi, però mi manca una cinquantina di pagine e lo voglio finire perché ne voglio parlare alla riunione. Ragazzi, scusate, sono passate 24 ore da quando abbiamo concluso la riunione del club del libro, ma sono tornata tardi la sera, quindi quest'ultima parte conclusiva ho deciso di registrarla il giorno dopo. Allora, la riunione, come avrete visto, è andata benissimo, è stato bello potersi rivedere e soprattutto è stato bello parlare di libri dai quali sono state tratte delle serie TV, perché qualche serie TV era stata già vista da alcuni dei componenti del gruppo e si sono incuriositi riguardo al libro, altri invece hanno deciso di leggere prima il libro e poi eventualmente dedicarsi alla serie, quindi insomma è stato molto carino. Noi ogni mese votiamo la lista dei libri che io propongo e non scegliamo soltanto il più votato ma anche il secondo. Questo semplicemente perché così evitiamo che il libro più votato magari sia già stato letto da alcuni membri del gruppo oppure proprio non rientri nei gusti di qualcuno, ecco, diamo la possibilità anche di avere una lettura alternativa. Non ne scegliamo di più perché semplicemente vogliamo dedicare la nostra oretta, due ore insieme ogni mese per parlare in maniera approfondita di questi titoli, quindi se avessimo 5-6 titoli di cui parlare in realtà non riusciremo ad approfondirli a dovere, invece due titoli ce la facciamo bene. Quali sono i due titoli scelti? Sono Sharp Objects e La regina di scacchi, entrambi molto famosi e devo dire che sono molto molto curiosa di leggerli. Credo che sceglierò Sharp Objects, ma insomma alla fine ancora non ho deciso, vediamo un po', fatemi sapere se l'avete letti e se avete visto le serie TV, mi farà molto piacere leggere anche le vostre opinioni. Spero che questo vlog sul nostro club del libro vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ditemelo perché così lo farò ogni mese ad ogni riunione che faremo. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e
attivare anche la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E ovviamente seguitemi anche su Instagram, dove possiamo aggiornarci sulle letture in tempo reale. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!